Mammy Gambe Lunghe ha rapito l'occhino. Lasciami andare. Ma non sappiamo come riprenderlo. Dove mi stai portando? Ho chiesto a tutti voi una mano e mi avete detto come riprendere mio figlio, l'occhino, intrappolato da qualche parte nella fabbrica di Loki Playtime. Ah, finalmente, da quando Sandrop e Moondrop se ne sono andati, posso divertirmi nel loro asilo! Un asilo per bambini, dove è pieno di Aspettate. Sandrop e Moondrop non sono gli unici a essere spariti. È sparito anche mio figlio! Devo andarmelo a riprendere, ve lo ricordate? Mommy Longlegs l'aveva rapito! L'aveva rapito in cambio della pozione che mi poteva trasformare di nuovo in umano, perché mi aveva trasformato in Daddy Longlegs! Oh mamma mia, questa serie! Ma grazie alla nostra tesserina della SNP, la Senpai Night Playtime, riusciremo ad entrare in ogni zona della nostra fabbrica di giocattoli. Sandrop e Moondrop, ormai non si vedono più. Che fine avranno fatto? Non lo so, ma oggi dobbiamo rientrare all'interno della nostra fabbrica perché ci siamo dimenticati nostro figlio. Dove sarà sparito? Dove l'avrà portato, mammi? L'unica cosa che sappiamo è che... Allora l'agenzia Senpai mi ha costruito ben bene le mie statue che volevo, eh? Le statue commemorative del primo episodio con gli animatronics. Eh già, in questa serie vengo trasformato un po' troppe volte, come quando ero stato trasformato in Loki FNAF. Con la mano nel cuore tirare gli occhi non lo facevo parlare. Ma non c'è niente da essere felici, perché oggi dobbiamo andare a salvare nostro figlio! Dov'era? Azzurro o rosa? Nell'azzurro... No, nell'azzurro basta, c'ero diventato Daddy Longlegs. Era qui, sì, mi ricordo, è qui dove abbiamo effettuato lo scambio, all'incrocio dei binari. Beh, lei penso sia scappata di qua. Guardate quante ragnatele ci sono. Sì, sì, deve assolutamente essere passata di qui, dentro questa botola qui, ma io non riesco ad arrivarci. E qui c'è un cartello con scritto cucina e va proprio verso quella direzione. Forse dovremo aprire questa zona. E chissà dove va. Oh mio Dio, è lunghissimo il corridoio. Il treno express per la cucina di mommy sta per arrivare. Spostarsi dai binari. Oh, ripeto, spostarsi dai binari. Oh mio Dio, sta arrivando un treno. Aiuto, dov'è questo treno? Ma ci passerà di qua? Forse dobbiamo aprire qui. Oh mio Dio, è arrivato il trenino. Allora esisteva il trenino. Tutti i passeggeri salgono in carrozza. Oh mio Dio, devo salire, ma non c'ho il biglietto. Dove lo prendo il biglietto? Non ho preso il biglietto. Aspetta, sono io che guido il trenino. Eccoci, siamo sopra il trenino. Siamo pronti? Pronti! Ciu, ciu! Stiamo arrivando, mammi schifosa, allungamento Lex. Arrivo! Ciuga, 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 ciuga. Oh, siamo quasi arrivati. Vediamo la fine. Quella è la fine dei binari. Vai, trenino! Trenino, vai più veloce! Ciuga, 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 ciuga! Senti come ciuga! È un po' lentino, ma dobbiamo andare lenti perché sennò ci schiantiamo. Siamo quasi arrivati alla fine. Sì, siamo arrivati alla stazione! E tra un po' si ferma. Ecco la mia fermata. Ma questo... Bunza Bunny? Ma come fa? Cioè, tu eri là in fondo, adesso sei qui in fondo. Che io ho preso il treno, era abbastanza veloce. Come hai fatto? Io sono la sorella di Bunza Bunny. Bunza Bunny. Ah, Bunza Bunny. Non avevo capito. Ti prego, non dirmi che anche tu fai gli indovinelli. Non ce la farei mai. Ti farò un indovinello. No, anche tu con gli indovinelli. Ma è una cosa di famiglia, però, eh. Mi piace grosso. È duro, ma non troppo scuro. Di cosa sto parlando? No, aspetta, mi piace grosso e duro. Aspetta, che qui mi sa che devo camminare avanti e indietro nel corridoio tipo una cosa come 90.000 volte. Perché non voglio dire quella cosa lì. Grosso, duro ma non troppo scuro. Ah, ci sono! Non dire quella cosa. No, non è quella cosa lì. È il cioccolato al latte. Giusto? Perché hai detto che non troppo scuro. È duro il cioccolato? La barretta? Puoi passare, ma ricordati, se ne mangi troppo, poi non torni più. Ma come se ne mangi troppo, poi non torni più? Ma no, non riesco a passare. Devo infilarmi. Oh, devo infilarmi così. Ma che cavolo? Ma perché sta porta? Siamo passati. Non siamo poi così grassi. Aspetta, ma quella... Ma quella è Mommy Longlegs. Ma perché è così grande? Non me la ricordavo. Aspetta, ma sono io che passando attraverso questa porta mi sono rimpicciolito? No, perché lui è grande e normale. E perché qua la cucina sembra gigantesca? Benvenuti a tutti, pasticcini, nel mio nuovo programma televisivo, in cucina con Mommy Gambe Lunghe.
Ding, siamo qui oggi per preparare una nuova ricetta. Ce l'ho fatta. Sì, una ricetta a base di cioccolato. Sta continuando a parlare, meno male. Ragnetti al cioccolato. Ci sarà qualcosa qui di utile. Ma sono proprio quelli che sta dicendo lei. Ragni di cioccolato, ne avrà preparata una scorta per poi fare il suo primo episodio. Ma dov'è mamma? Ah, è ancora lì mamma. Speriamo non mi veda. Ok, dobbiamo far veloce perché magari cerca i suoi ragnetti qua. Cosa ho preso? Costume da torta. Forse ho un'idea. Oh, che torta che son diventato. Mi mangerei da solo. Se ne volete un pezzettino dovete lasciare un mi piace, dirmi se vi piace la torta e a che gusto, che torta vi piace. E non potete scrivere la torta all'occhio. Ma adesso, visto che ci sono delle telecamere, lei sta anche riprendendo, possiamo vedere un po'. Dove è andata mamma? Sarà andata in bagno. D'altronde è una femmina, devono sempre andare in bagno quelle donne. Qui è tutto apparecchiato con delle torte. Lì ci sono i fornelli accesi. Stava cucinando qualcosa. Forse gli mancava un ingrediente. E guardate il suo programma televisivo, Mammy Long Legs. Ma l'occhino dove può essere? Forse è dentro lì. Aspettate, attivo la visione a raggi X. Vediamo. È dentro, è dentro. Dovete sapere che queste telecamere hanno la visione a raggi X. Aspetta, proviamo a cambiare telecamera. Ok, questa è meglio, siamo sulla cappa della cucina. Sembra che qui ci sia una produzione, ma che non venga fuori niente. Provo a parlargli. Accenderò la radiolina. Locchino, mi senti? Papà? Papà? Sei venuto a salvarmi. Allora non stavi mentendo. Locchino, devi dirmi dove sei. Sono... non lo so, ho visto delle immagini sfocate. Mi ha tramortito. Mi ha messo dentro un bozzolo di ragnatela. Sì, ma io ho visto quei raggi X. Che sei dentro una mensola, uno scaffale. Qui è tutto buio, non vedo niente. Prova a cercare una maniglia. Ok, l'ho presa. Ah no, aspetta. Era il mio... Non quella maniglia, Locchino. Ok, eccoti. Cioè, vedo una telecamera che si muove. Sei tu? Sì, sono io. Vedi che fa sì la telecamera? Questa qui continua a darmi da mangiare. Non so se riesco a resistere. Locchino, ma che, come facciamo ad uscire da qua? Pasticcino? Che cosa ci fa questa porta aperta? L'ho trovata. Vabbè, no, già che ci aspetta, siamo, no. Tieni un ragnetto di cioccolato, tieni. Buono ragnetto di cioccolato. Ecco, bravo, e ora non aprire più questa porta. Addio. Mammi, maledetta, troverò il modo di ucciderti. Mi ha sentito? No, non può sentire la telecamera, è impossibile. Sta facendo i suoi schifosi dolcetti. Dobbiamo trovare un modo per distrarla. Ma si è attivata la produzione. Guardate quante torte vengono sfornate. Dobbiamo far finta di diventare una di quelle torte. Sì, abbiamo anche il travestimento perfetto. E a cosa servono i figli se non per distrarre le mamme? Radiolina? Locchino, mi senti? Sì, papà, io sono chiuso qui dentro. Cerca di fare più rumore possibile. Sbatti le antine. Tocca la maniglia, non la tua. Quella delle porte. Va bene, farà un casino bestiale. Dobbiamo solo aspettare il momento giusto. Che cosa succede là dentro? Mamma! Mamma! Mamma, ho fame! Bravissimo, Locchino, non sono mai stato così fiero di te. Locchino? Che stai facendo? Sì, là sì, dentro? Bravo. No, sto niente, mamma. Sono a posto. Ti aiuto io, forse hai fame. Forse ho già mangiato un po' troppo. Vieni, mamma mia, Locchino è diventato ciccione. Ragnetto, dobbiamo solo far finta di essere una torta. Buono questo ragnetto. È proprio mangialo, buono. Mangialo tutto, piccolo pasticcino. Grazie, mio. Mamma. Ancora, ancora. Oh, vieni, qui ci dobbiamo abbassare. Un bambino bello. Meno male, non si è accorta che siamo una torta. Ci sono già. Ma le tue gambe sono troppo corte. Come sono troppo corte le gambe? Cosa ci vuol fare? Mangia ragnetti, piccolo mio. Mangia ragnetti di cioccolato che ti ho fatto. Siamo quasi arrivati, siamo quasi arrivati. Dobbiamo nasconderci qui sotto. Sì, siamo nascosti dentro il frigo. Però ci ce l'ho anch'io a questo punto. Aiuto. Dobbiamo spostarci. Guarda quante torte sta producendo. Oh, ce la facciamo, ce la facciamo. Dobbiamo solo fare un salto su quella maniglia. Mammi non si è accorta che io sono una torta. Oh, ce l'abbiamo fatta. Torta, torta. Sono una torta. Sono una torta. Non mi guardate. Non mi guardate, sono solamente una torta. Sono anche mimetizzato benissimo. Ma adesso come facciamo a salire lì sopra? Locchino, mi senti? Ti sento. Buono questo cioccolato. Sì, basta mangiare il cioccolato, Locchino. Non vedi come sei diventato grosso? Molto buono, mia mamma mi fa felice, tu no.
Locchino, adesso, aspetta, forse devo salire su questi adesivi. Sì. Schifosa, il suo programma televisivo, il suo figlio finto che non ha. Aia! E che male. Ma adesso vedi che male gli faccio a lei. Guarda, è ancora lì. Non si accorge che le torte volano? Eh? Non si accorge che le torte volano? Shh, devo parlare più piano. Locchino. Ah! Volevo dire. Oh! Bubù? Ma che ci fai qua? Come che ci faccio qua? Ma sei vestito da torta. Aspetta, forse potrei... No, Locchino! Mangiarti? No, Locchino! No! Dobbiamo pensare! Sono felice di vedere che anche le mie torte hanno le gambe lunghe. Oh, sto dicendo di me! No, ti prego! Aha! Eccola la mia torta dalle gambe lunghe. Sì, ma avrai anche le braccia abbastanza lunghe da arrivare fino qua a prendermi? Mamma? Certo che sì. Oh, è vero, se ci ho messo l'occhino qua. Aspetta, non vedi che mio figlio non vuole rimanere qui rinchiuso a mangiare? Guarda come le trasforma. Ma che cos'è? Ma non è neanche tuo più l'occhino. Figlio? Quello è mio figlio ormai. Non lo vedi? Ah sì? Facciamoglielo dire a lui allora, se è tuo figlio. L'occhino? Pasticcini! Pasticcini, ma sei deficiente! Locchino, senti, mi sono ricoperto di glassa candita per far tutta sta cosa. Tu mi dici pasticcini! Dai, Locchino, dillo, che preferisci? Mamma o papà? Siamo arrivati al punto in cui i genitori separati devono avere l'affidamento del figlio, eh? Chi preferisci, mamma o papà? Mamma! Pasticcini! Vedi, preferisce me! Ah, maledetta! E poi accarezzare mamma è bello, perché è come un peluche! Peluche? Mi sono fatta la ceretta stamani. Locchino, vedi, la insulti pure. Ah, non vuoi un figlio che ti insulta, vero? E invece sì, è mio figlio e non lo avrai mai. Indietro. Va bene, allora. Maledetto Locchino. Dobbiamo scappare. Aiuto. No, mi ci sta rincorrendo. Aiuto. Dobbiamo nasconderci. Dobbiamo far finta di essere una torta. Ok, credo che siamo al sicuro qua dentro. Possiamo vedere con le telecamere. Vediamo dov'è mammi. Ok, e questa zona l'avevo neanche vista. Ma che megalomane è? C'è una statua di mammi che una fontana che sputa liquido rosa. Ma che schifo. Eccola. E lì mi sta cercando forse. Sta aprendo tutti i cassetti. Io sono proprio dentro a quel cassetto lì. Adesso potremmo andare su da Locchino e salvarlo. Dove sei, maledetto? Non riesco a trovarlo. Ah, non ci trova. Papà, ma cosa fai qui? Ti ho detto che preferisco mamma. Ah sì? Preferisci mamma? E allora aspetta, se solo avessi uno specchio qui ti farei vedere come sei diventato. Perché? Come sono? Non voglio far body shaming, ma sei abbastanza rotondo. Anche la testa. Da quadrato, come ti ho partorito io, a rotondo! Ma che hai in testa? Almeno i capelli e gli occhi ti sono rimasti uguali. E cosa mi dai per venire con te? Cosa ti do? Lei ti dà i pasticcini, io... ti darò una mamma vera quadrata. Una mamma quadrata? Sì, ti darò Karin! Sposerò Karin! Lo giuro qui in questo spazio strettissimo! Sposerai Karin? Oh... Una mamma vera. Sì, Locchino, sì. Allora forse potrei venire con te. Sì, accettato. Sei pronto a scappare? Sì, sono pronto. Va bene, e allora scappiamo. Oh, dov'è mammi? Eccola. Cosa sta facendo lì? Ah, ci ha visto. Ah, finalmente ti ho trovato, maledetto. Adesso... Ah, non ce la faccio. Sono di vertigini. Allora salta. Vai, Locchino, salta. Vai, Locchino, scappa. Aia! Ci sta rincorrendo. Tu vedi da una parte, io vedo dall'altra. Dobbiamo distrarla. Vieni, Locchino. Bravissimo, sei entrato lì dentro. Fantastico. Vai, corri. Venite subito qui. Devo stare in equilibrio. No, vai a fare una torta, mammi. Va a fare in torta, Locchino. Ho un problema. Non ci posso. Oh no, l'aveva detto Bunza Bunny. Locchino, ti devi mettere così di lato. Pianino, devi passare pianino. Sto provando, non ci posso. Prova di più. Dai, vieni. Dentro. Di lato così. Ma sono ciccione. Sono troppo grosso. No, ti prego, Bunza Bunny. Ti avevo avvisato. Chi mangia tanto non torna più. Locchino, c'è solo un modo. Ma qual è il modo? Ah, dai, ti prego, dammi un consiglio. Beh, quel che entra poi deve uscire. Giusto, Locchino. Ecco, aiuto. Finalmente ti aiuto. Lasciami stare. Sei troppo pesante. Non riesco a... Locchino, sei troppo pesante. Usa questa cosa qui. Falla tutta. Falla cosa? Le puzzette, le fai sempre. Che ne...
cazzo, Locchino, fa le puzzette! Cos'è questo cazzo? Nausea mondo! Sì! Sì! Sto affogando! Mi sto liberando! Sto affogando! Che puzzo! Locchino! Locchino! Papà, finalmente! Io potrò passare o la mia testa è troppo grande? Aspetta, proviamo. Oh, ci sono passato! Locchino, sono felicissimo! Ho riavuto indietro mio figlio! Sì, però adesso devi sposare Karin, eh? È vero, Karin, chissà... io so dov'è Karin! Sì, sì, non era Mommy Long Legs! Come? Non... È Mommy Long Legs. Chi vuole che fosse? Lei era caduta nella pozza rosa, ti ricordi? Ah, quanti ricordi. Ma come quanti ricordi? Mi hai detto che era morta. Sì, ma cos'hai lasciato? Una bella montagna di M, eh? Oh mio Dio, Locchino! Che puzzo! C'era la maschera antigas? E l'ho dimenticata. Ah, beh, effettivamente. Mamma mia. Karin! C'è Karin! Forse ho urlato, l'ho svegliata. Mamma, mamma, ma quindi... Locchino? No, no, non dirmi che l'ho mangiata e poi l'ho cacata. Ma no, non puoi averla mangiata, come fai ad aver mangiato Karin? Eh sì, perché io ho fatto la cacca e poi è uscita Karin sulla montagna di cacca. Tra l'altro noi stiamo camminando sulla montagna di cacca. Aspetta, devo farle la respirazione bocca a bocca. Non si chiamava respirazione bacio bacio? Sì, anche quella. Karin! Karin! Ma che puzzo! La tua bocca! Oh, Karin, sei di nuovo tu! Sei di nuovo tu! Mamma! Mamma! Non è la tua bocca che puzza! Siamo su una montagna di merda! Oh, Locchino, Karin! Non si dicono! Sono le telecamere qua, eh! Ricoperti di merda! Che cos'è questa cosa? No, io ho un costume da torta, visto? Ah, quindi è cioccolato! Però perché anche Locchino ce l'ha? Non lo so! La mia mi sa che... è un po' di merda. No, no, Locchino! Ma quindi anch'io? Ma che stai scendendo a sta cosa? Ma come hai fatto, Karin? Dove è andata Mommy Long Legs? Mommy Long Legs? E chi è questa Mommy Long Legs adesso? Sì, Mommy Long Legs mi ha dato da mangiare. Poi mi ha tenuto chiuso nella sua cucina. Aveva le gambe lunghe. Mai vista Mommy Long Legs? Non l'ho neanche mai sentita nominare. Ma com'è possibile? Dai, andiamocene via di qua. Vieni, passa, Karin! Ecco, ce l'ha fatta, è sgusciata. Locchino? Forse io rimarrò qua. Allora, va bene, ti facciamo vedere che ci sposiamo veramente. Sei pronto ad avere la tua nuova mamma? Mamma? Sì, sposare? Sì. Oh, che cosa sta succedendo? Karin, qui? Dobbiamo baciarci. 3. Baciarci? Zeta. 1, 2. Hai visto, Locchino? Ho una mamma. Ho veramente una mamma, non ci posso credere. Mamma, mamma. Bene, che tu ce l'hai tutta fatta. Sì, abbiamo recuperato tutti. Hai visto? Finalmente. Se credi che sia finito, ti sbagli. Perché sono altri degli amici di Locchino. Dicono di essere i Rainbow Friends. Cosa? I Rainbow Friends? Locchino, li conosci? No, io ho solo parlato con un uomo alto blu. Ma pensavo fosse Aggie Waggy. Quindi c'è qualcuno che si sta unendo alla fabbrica. Bene, ma adesso riprendiamo il trenino. E ci siamo. Tutti in carrozza! Siete pronti? Venite, salite tutti! Vieni Locchino, vieni Karin! Ah, la stazione! E Bunzo Bunny! Bunzo! Avete incontrato mia sorella? Sì, l'abbiamo incontrata! È anche un po' una birbantella, eh! Vi ha fatto qualche battuta sporca? Sì, un po' sporca, come me! Ah, no, ci siamo puliti! Ah, non siamo più sporchi! Sì, era una battuta un po' sporca! Sporca di cioccolato, ma... di me... Ciocomerda! Ma adesso ti dobbiamo salutare! Addio Bunzo Bunny! Addio stazione di Poppy Playtime! Papà! Io sono ancora sporco. Lo so, tranquillo, Locchino. Ma adesso possiamo finalmente andare. Guarda, Karin, guarda cosa ho fatto mettere per inaugurare il primo episodio della Locky Playtime. Oh, ma sono inquietanti, fanno paura. Sì, e lo sai che se vuoi vedere il primo episodio e riguardarli tutti, puoi guardare qui sotto in descrizione che c'è tutta la playlist completa. Ma adesso torniamo a casa. Andiamo a casa, non ce la faccio più. Sì, neanch'io. Ne ho piene le scatoline di queste mamme. Tranne te, Karin, io ti voglio bene.
C'è la mia mamma. Anch'io ti voglio bene, Locchino. Usciamo di qui, dai. Che carini che siete, sto per mettermi a piangere. Però effettivamente, ora che ci penso, ho un po' fame. Locchino? Stavo scherzando, credulone. Io mi sento un po' strana. C'è qualcosa... Mamma? C'è qualcosa che non va. Karin? Cosa ti sta succedendo? Karin! Oh mio Dio! Locchino! Cosa? Cosa, Locchino? No, falla tutta! Di nuovo, come prima! Ma non mi scappa, non mi scappa! Oh, per adesso, guardandola così... Sì, ha funzionato! Ok, Karin, sei di nuovo tu? Che cosa è successo? Ah, ok, sì, sei tu, sei fatta di carne. Credo che tu non sia completamente trasformata in umana. Credo che hai bisogno delle puzzette di Locchino, quindi dovrei portartelo a spasso ogni volta. Quindi dovremo festeggiare per forza il matrimonio. Locchino, tu dovrai essere pronto sempre a fare le puzzette. Signor sì, puzzetto. Okay. Io non ci sto capendo niente, ve lo dico, eh. Allora, Karin, tu ti trasformi ogni Karin, tranquilla, se non te lo ricordi, meglio per te. Sentirei sempre un po' di puzzo di scoreggio ogni volta che ti dimenticherei qualcosa. Torniamo a casa. Presto inizierà la nuova serie di Locchino, ma non preoccupatevi perché la Locky Playtime non finirà, ma uscirà la serie del mio libro con Locchino.